Salve, sono Alessandro Giachetti, responsabile del Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri. Gianluca ci chiede: praticare questa disciplina implica l'uso di più cavalli per ogni cavaliere. Le scuderie che praticano il polo hanno avuto difficoltà a gestire così tanti cavalli in questo periodo di pandemia. Come si sono organizzate? Beh, allora, dunque, sicuramente ci sono più cavalli rispetto al normale. Ma la fortuna, ha voluto che i cavalli da polo nel periodo invernale, vanno tutti quanti al prato, per cui erano già tutti sciolti e erano nei paddock. Quindi diciamo che la loro cura ha impegnato meno persone e meno impegno da parte di chi doveva occuparsene. Qualcuno aveva già rimesso i cavalli al lavoro per il torneo di Cortina. E quindi quelli hanno avuto qualche difficoltà in più. C'è da considerare però che nel polo i cavalli vengono trottati e il groom ne monta uno e ne porta altri quattro sotto mano, per cui anche quello facilita sicuramente la movimentazione dei cavalli. Paolo ci chiede: avete promosso il polo per i bambini? Crede che questo stop forzato dovuto al Covid abbia penalizzato la promozione? Eh sì, ahimè sì, avevamo iniziato e programmato poi per il 2020 una serie di stage formativi per il Polo Pony, per i tecnici di Polo Pony, e ne abbiamo dovuti annullare già sei. Speriamo di poter quanto prima riprendere e li programmeremo in maniera più fitta, cercando di recuperare il tempo perso. Cavallo Magazine ci chiede: da Cortina a Piazza di Siena, passando per Villa Sesta, questo sport non perde occasione per dimostrare la propria bellezza. Eppure, cosa manca per arrivare al cuore di un pubblico che parrebbe gradirlo molto? Manca sicuramente la possibilità di vederlo il polo, perché il polo è sempre rimasto isolato e un po' relegato nei campi che non sono mai vicino al centro della città. Ed è proprio con i tornei di Cortina e di Piazza di Siena invece si è inteso portare il polo nel centro della città, nel cuore quindi, perché si tratta di un polo diverso, un paddock polo che si fa su campi più piccoli o in sabbia, oppure come nel caso di Cortina su neve, e quindi permette di poter essere più vicino ai centri delle persone e soprattutto permette di essere più fruibile per il pubblico che è intorno, perché il campo, essendo più piccolo, permette al pubblico di vivere molto più da vicino alla partita. Ci sono adesso due domande che sono abbastanza simili. Laurea ci chiede: questa disciplina vede i giocatori più vicini uno all'altro, pensa che questo rallenterà la ripartenza delle partite? E il mio cavallo chiede: negli sport equestri il polo viene identificato come gioco di squadra. Questo può essere un elemento in più di freno in vista di una spiccata e rapida ripresa. Beh, sicuramente sì, come sapete, adesso lunedì partiranno gli sport individuali, l'allenamento relativo agli sport individuali e quindi anche l'allenamento dei giocatori di polo, ma individualmente, non come squadre. Per tutti gli sport di squadra, gli allenamenti di gruppo sarà un po' più complicato, bisognerà aspettare le sorti di altri sport come il calcio, pallacanestro, rugby e quant'altro, e il polo diciamo che è una delle discipline di squadra che dovranno attendere una seconda battuta probabilmente. Ma intanto comunque i nostri giocatori cominceranno ad allenarsi presto. Grazie.